Bello, ci conosciamo da parecchio tempo Molto. e sì, sono una trentina d'anni e Stradella che ha sposato una Urbinate che è una Sani, Stradella ci vedevamo continuamente. Allora avevo fatto per questa mostra dell'85, avevo fatto una scheda di... Ah, vedi. sì, quindi ripercorro quell'itinerario, un itinerario dove passano tutti gli Urbinati. Perché sposato poi da Monza viene a Urbino nel 1982 si converte alla grafica. Un critico d'arte Urbinate, Franco Martelli, dice in un'opera dell'85: la visionarietà di Stradella è costruita dalla capacità di leggere l'essenza delle cose e nel contempo di trascendere il reale. Cioè, di porre una condizione universale cosmogonica che consente di vedere oltre il visibile. Ecco, questo tema dell'oltre il visibile è un tema che l'accompagnerà, perché Una specie di stregone. è una specie di stregone. Questo periodo è un periodo post-informale. Ecco, Stradella aveva iniziato come figurativo e poi in questi anni, metà degli anni Ottanta, e c'è questo post informale, post Bacon, questa ala che diciamo che testori che coinvolge, eccetera. Per coinvolgere un po' la pittura milanese, Stradella è nato a Monza, iniziare la sua grande attività è Milano. Milano è il cuore dell'Europa, quindi anche l'attività artistica allora negli anni 50, poi 70, eccetera, era veramente notevole, c'era una centralità. Quindi la sua carriera è legata alla sua attività, che viene dalla scuola, dall'insegnamento, diciamo, della formazione scolastica, pittorica, e poi da questa rete milanese di incontri, di contatti, di amicizie. E quindi da artisti, da critici d'arte che incontra, che dominano la Milano di questi anni. Io parlo di Garibaldo Marussi, di Ah, Luigi Garibaldo, Carluccio, di sì, Luigi ecco, Lambertini, di che Giorgio Dio, Mascherpa, che che sono, citato ecco, per esempio Lambertini, che ama molto l'incisione, ma qui è nel 64 che lui sì, parla di Lambertini è te e stato parla di rarefazioni, di visioni surreali, tiene a battesimo le sue geografie marine, questo Marine, mondo, eccetera, eccetera. Ancora 10 anni dopo, Mario De Micheli, un altro critico alla Square Gallery di Milano, parla di visionarietà di quello che sì, dicevi più certo, volte Elda te, Fezzi, Elda Fezzi, che parla pure di parabola esistenziale intimamente complessa e sofferta. Siamo ancora negli anni 70. Invece un grande critico che era, mi sembra, del giorno, Luigi Carluccio, Luigi Carluccio, sì. dice Stradella fra i pittori visionari essenziali. Di questo periodo. Quindi anni 70 c'è questa centralità, diciamo, di Stradella milanese, ma nel 1977 fa la prima mostra alla Casa di Raffaello a Urbino ed è Sì. presentato da Carnevali e Volponi. Carnevali era Ecco. presidente dell'Accademia, Volponi era suo amico milanese. Nel Per supporto. 78 ancora al Palazzo Ducale di Urbino a cura di Sanesi, astrazione dal paesaggio. Nel 78 Carluccio parla del tema delle solitudini in Stradella, come Marchiori, come Munari, eccetera, eccetera. Poi nel 79 c'è una mostra, una monografia che gli dedica Vanni Scheviller. Vanni Scheviller veniva spesso anche a Urbino perché amava l'incisione, la grafica, la scuola del libro. 1980, Galleria Zarathustra di Milano, ci sono pittura fantastica e visionaria ancora di Stradella. Quindi è all'interno di un mondo creativo molto mobile, ma è questo mondo visionario e questo sì, informale, post-informale, insomma, che domina l'Europa di quel tempo. Nel 1981 inizia l'esperienza litografica a Urbino. Quindi lui, come tutti i pittori, 1981, ha una conversione per la grafica. Perché? Perché avviene che la pittura negli anni 80 e 70, 70 prima e 80, la pittura, i pittori hanno bisogno di allargare il mercato, cresce il mercato dell'arte, si acquistano opere d'arte. E allora, siccome i pittori non sono molti,
ma siccome la domanda è notevole, allora i pittori vanno verso la grafica, verso l'incisione. Nascono a Urbino negli anni 70 delle scuole internazionali per l'incisione, per imparare la calcografia, la xilografia, la litografia, eccetera, scuole notevoli, di grande rilievo, eccetera. E lui quindi è urbinato, è ormai acquisito, no? Tutti diciamo lunghi periodi dell'anno, almeno in vacanza, perché la signora insegnava lettere a scuola, quindi insegnava a Monza, a Milano, ecco, quindi, ecco, e quindi diciamo durante l'estate c'era l'incontro Urbinate, e nasce nel 1981, nasce la Dignità del Sogno, ecco. Qui siamo all'interno di una delle cinque litografie di questo mondo, la Dignità del Sogno, con la presentazione di Italo Mancini. Raimondo ha preparato una scheda che legge. La vuoi leggere? O la legge da Nanni. Sì, ecco. È proprio il primo pezzo, Gastone, dell'introduzione, che secondo me è una cosa straordinaria, anche se è un pochino difficile, però... Non so se altri ha parlato del carattere onirico del disegno di Luigi Stradella. Vorrei farlo, perché convinto della serietà del sogno nelle due modalità distese dal pensiero contemporaneo. Quella che lo ritiene artefice dell'apertura verso il passato e verso l'arcaica radice dell'essere umano, e in ciò si consuma la migliore teoria psicanalitica che nella scienza dei sogni di Sigmund Freud ha il suo manifesto, e quella che ritiene il sogno propiziatore, fattivo, dell'organizzazione del futuro, e in ciò si ritrovano i modelli e le forme di cultura utopica che hanno il loro manifesto nel Il principio della speranza di Ernst Bloch. Il primo è il sogno notturno, in cui l'uomo è tirato per i capelli e vi soffre angosce. L'altro è il sogno diurno, vissuto a occhi aperti, progettato nella fantasia libera e ragionata, e insonnemente riproposto dalla naturale disposizione dell'uomo verso la comunione totale, la fraternità radicale e la non violenza assoluta. Il disegno di Stradella si nutre di entrambi questi mondi di sogno, e per questo non è semplice. Ci tormenta. Grazie Nanni. Un applauso. Allora, 1981 Urbino, l'incisione. Un'altra cartella è Le mura di Urbino, presentazione di Carlo Bo, 6 acqueforti. Un'altra ancora cartella, un'altra, perché lui è un ingresso massiccio a Urbino. È vero, signora? Sì, sì. Un'altra cartella litografia, 4 colori, paesaggio immaginario. Scrive Stradella in questo contesto di questa conquista grafica. Ho lavorato lentamente, tratto sopra tratto, coinvolgendo le sofferenze che un uomo si trascina nella vita, acquistando talora la soddisfazione del realizzabile, ecco, cercando delle certezze, diciamo, andare oltre il reale, oltre il visibile, cercare delle certezze di fronte ai drammi che succedono. Un anno dopo, Mascherpa, un critico di Avvenire, parla del sogno narrativo di Stradella. Allora c'era questo, come nella teologia nasce, cioè all'inizio degli anni 80, la teologia narrativa, la teologia si rifà alla Bibbia, allora deve racconta la vita sacra, diciamo, già espressa dalla Bibbia, nello stesso tempo la trasferisce ai grandi problemi, dei grandi problemi contemporanei. Così c'è anche l'arte narrativa, cioè c'è la necessità della comunicazione, del racconto, racconto, e quindi dell'uso della metafora, dell'allegoria, eccetera. Però nell'82 c'è una mostra importante a Palazzo Ducale, Dignità del Sogno. La mostra prende il titolo dalla cartella, e la presentazione, qui non abbiamo un cataloghino, di una presentazione formidabile di Pietro Zampetti. La Dignità del Sogno è quella di cui parlava Don Italo, ecco, eccetera, e di cui dopo ritorno ancora. E c'è anche un testo, allora c'è un catalogo dove c'è Mancini, Carnevali, Volponi, Baiardi, Bellucci, Castellani, Zampetti,
De Santi e Franco Martelli. Quindi è un catalogo che dà la dimensione dell'inserimento di Stradella nel contesto culturale e artistico ordinate e nello stesso tempo, diciamo attraverso Zampetti, come lui è inserito nel contesto milanese, quindi nel contesto europeo. Volponi, per esempio, che sempre riesce a cogliere gli aspetti forti, interessanti del suo interlocutore, parla di languori del colore, di soprassalti sensuali della materia, ti ricordi? Di pittura, senza interpretazioni, il grande rapporto, diciamo, con l'immagine e con la tela, e parla di pittura come assoluto e di godimento visivo e mentale. Quindi sono Carnevali semplicemente una sintesi. Carnevali non era d'accordo. perché viene da un'altra tradizione. Allora riprendo un momento quello che la Nanni aveva detto poco fa, e il pensiero di Don Italo Mancini. Dice Don Italo che appunto Stradella si nutre del sogno notturno, era stato detto, che è angoscia, che è occhio al passato e alle radici, del sogno diurno, che è organizzazione del futuro, futuro, fantasia e comunione, questo è un aspetto, Freud da una parte, Bloch dall'altra. Quindi dice lui, cosa aggiunge Don Italo? Il sogno, che è il suo pensiero filosofico, il sogno utopico parla, Don Italo parla di sogno utopico, che fa intendere altro, che fa intendere che la vita non può essere una strumentalizzazione macabra, ecco, diciamo. E invece Bo, che appunto interviene, parla di tensione dal di dentro in Stradella, c'è un dentro e fuori di Stradella, ci sono delle voci perdenti e delle voci chiare, ciò che si vede, voci perdute e voci chiare, sa tutta la memoria, bravo, ciò che si vede e ciò che si intuisce, quindi è un itinerario nascosto, c'è il doppio, doppio anche in questa metà degli anni Ottanta, c'è ancora questa presenza letteraria, più letteraria, eccetera. Nell'83 un bel contributo per Stradella lo dà Mario Luzzi. E quindi Mario Luzzi parla di un prodotto arrovellato e inquieto, quindi c'è l'inquietudine, questa inquietudine che ha la dimensione del sogno notturno, delle visioni che in qualche modo creano un colloquio nuovo con la natura e soprattutto con la natura delle cose, cioè la natura in sé e di come sono fatte le cose sono gli oggetti, i nostri oggetti, la nostra presenza fisica, del colloquio lombardo, dice poi Luzzi a proposito di Stradella, di drammatizzazioni intrinseche, nell'anima lombarda c'è questa drammaticità interiore, questo cercare, e viene trovato in un grande contributo che è di Ungaretti, fa una cartella su Ungaretti, sul dolore di Ungaretti, che abbiamo presentato a suo tempo al Circolo Acli, dove vi è l'intensità delle vibrazioni che parlano proprio di questo mondo ungarettiano che conosci più. Sono andato avanti, però era per farvi capire questa forza, questa tensione espressa nell'avventura dei linguaggi da Ungaretti ed interpretata da Stradella, dove c'è questa consonanza lacerante, questo dolore persistente, ci sono le ragioni nascoste, andare oltre il visibile, cercare una situazione interiore. Enzo Fabiani, altro critico d'arte in questa epoca, scrive che in Stradella c'è un fluire di immagini e forme del paesaggio della Brianza, all'identità territoriale. Vi sono visioni, sensazioni, sogno, colore. C'è per esempio questa rottura, anche lacerazione delle forme, delle figure, che fa parte, diciamo, della poetica di quel tempo. C'è un doloroso e ardente mistero, dice Alberico Sala, riferendosi a questo lavoro che avevi fatto su Ungaretti. E Ungaretti è il più grande, quindi stimola, sollecita tensioni. Ci sono i versi nelle opere di Stradella della creazione e della comunicazione. Sì, bella, c'è il tema del dolore, il tema del dolore. Qui
quindi il tema del verone, i blu, nei gialli. E c'è un testo, una riga di Ungaretti che dice: fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Un'esperienza nuova di incontro. Puoi parlare se vuoi.